Benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi ospitiamo il deputato della Lega Mirko Badole. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Buonasera. Ieri sera il presidente Conte ha fatto il nuovo annuncio delle nuove disposizioni contenute nel DPCM, nuove regole che sono arrivate molto a ridosso dell'ultimo, chiamiamolo così, aggiornamento. Lei come vede queste nuove regole e insomma, il percorso e il ragionamento che sta dietro a quello che è stato fatto? Beh, intanto è l'ennesimo DPCM che arriva in estremis, sempre alla sera, ormai ne siamo abituati, no? A decorrere il giorno dopo e quindi con tutta la confusione che ne consegue. E poi entrando nel merito, l'ho visto molto all'acqua di rose questo qua, quindi uno scaricabarile quasi con la responsabilità verso i sindaci e quindi devo ancora approfondirlo bene, ma non vedo un governo che sappia prendere però le corna al toro. Per quanto riguarda, diciamo, il percorso che ci ha portati fino a qui, cioè diciamo dall'inizio dell'emergenza. Beh, naturalmente io adesso sono in opposizione e dovrei dire tutto il male del mondo, cerco sempre di essere obiettivo, ma effettivamente la confusione che è stata fatta, in particolare sui primi mesi dell'emergenza, le ricordiamo tutte le certificazioni, no? Le autocertificazioni che si dovevano fare erano cambiate ogni 3 giorni, mettendo comunque panico nella cittadinanza e problemi a chi amministra, che deve seguire dei provvedimenti che non sempre venivano capiti. Ecco, inizialmente diciamo non si era mai molto capito la portata del virus, poi si è capito, sono arrivate molte chiusure, una dietro l'altra, prolungate e per l'economia poi ci sono stati diciamo, degli effetti. Secondo lei, andando, cioè, da qui in avanti, poi si rischia, diciamo, di toccare di nuovo quel tasto lì in maniera sbagliata o siamo indirizzati bene? Io spero che cambino questo tipo di mentalità. È evidente che all'inizio hanno sottovalutato la cosa o non hanno detto tutta la verità, perché quello che è successo dopo poi l'abbiamo visto tutti. Mi sembra di rivedere la stessa storia e questo non vorrei mai che si ricreasse questo clima di incertezza e di non sapere dove stiamo andando a finire. Lei vede un po' la situazione qui a Belluno, vede la situazione a Roma. Tira la stessa aria o ci sono delle differenze a livello di stabilità economica o almeno impressione, insomma? No, assolutamente. Qua vedo a Belluno una situazione più stazionaria, più tranquilla, anche con più responsabilità. Dalle altre parti vedo più prese di panico, vedo una situazione molto economicamente molto più disastrosa. Dicevo prima, quella che è Roma, la settimana scorsa era praticamente vuota, quindi i cittadini romani hanno ripreso paura del virus. E questo porta a una città vuota, tutta una conseguenza in quello che è gli esercizi commerciali e le attività che vengono svolte in quel di Roma. E il turismo è completamente fermo, quindi la situazione è particolarmente preoccupante. Ecco, con il DPCM della settimana scorsa, anzi 2 settimane fa ormai, c'è stata questa, diciamo, regola, no? Il governo fissa un livello di protezione o di restrizioni, le regioni possono indicare delle disposizioni più restrittive. C'è chi dice, vabbè, questo, vediamo come funzionano le regioni, vediamo se riescono ad applicare anche i principi che poi sono quelli rivendicati dall'autonomia, ma è la stessa cosa o è un ragionamento un po' diverso, quello dell'autonomia è molto di più. Beh, intanto questo è sempre stato, quindi quello che erano le amministrazioni periferiche, diciamo così, avevano la possibilità di fare ulteriori restringimenti, quindi non è dall'ultimo DPCM. E questo comunque comporta confusione, bisognerebbe prendere dove è possibile una linea unitaria.
E per quanto riguarda però le decisioni sul territorio, cioè, ho tirato fuori il tema dell'autonomia non a caso perché ormai sono passati 3 anni, mancano pochi giorni ormai all'anniversario dal voto del Veneto. L'avevo capito, e no, ma credo sia evidente a tutti come sia, come la cosa sia stata gestita in maniera diversa a livello nazionale da quella che è stata gestita a livello regionale. Quello che è il nostro presidente Zaia, ma con tutti i suoi collaboratori, non per ultimo l'assessore Botaccini e la Protezione Civile, che ha dato una grossa mano, anche solo morale, a chi era come me sindaco in prima linea. Ecco, ma secondo lei questa discussione sull'autonomia si è un po' arenata, si stava meglio quando diciamo il titolare era la titolare, era Veneta, non c'entra, c'entra il partito, c'entra la volontà. Ma non siamo arrivati alla soluzione del problema, quindi meglio o peggio lasciamo perdere. La cosa sicura è che comunque con il precedente governo, quello giallo-verde per intenderci, e col ministro Stefani dedicato proprio a questo tema, noi stavamo arrivando. Ma tanto è vero che il premier Conte, quando è saltato il governo, aveva detto mancavano 2 giorni per firmare la questione autonomia. Firmatela dopo una settimana, dopo 10 giorni col governo nuovo, dico io se la cosa era chiusa. Evidentemente non era totalmente chiusa, e qua è più di un anno che di autonomia a Roma se ne parla poco, per non dire niente. Ma è realistico pensare a tutte le 23 materie subito? La tecnica può essere un po' quella del piede nella porta, cioè intanto un po' e poi pian piano si costruisce? Beh, intanto io so che sono passati 1.000 giorni senza che si sia ottenuto niente, quindi basta parlarne, qualcosa bisognerebbe cominciare a portare come autonomia in questo paese, perché ne beneficiano tutti, e che sia un'autonomia che sia quella che intendiamo, diciamo, noi della Lega, no, noi della Lega, che sia un'autonomia vera, seria. Diciamo con la possibilità quindi delle regioni di incidere in modo effettivo poi sulle. Soprattutto che rimangano le risorse per poter incidere, perché senza risorse non si incide. Cambiamo totalmente argomento, parliamo di un argomento che scende molto sul pratico, è la gestione del lupo, ci sono state diverse predazioni anche nell'ultimo periodo e diciamo, ci sono state anche contrapposizioni forti nel dibattito. A Roma che cosa si sta muovendo? Che cosa potrebbe muoversi in futuro? Stiamo cercando di far muovere qualcosa. L'argomento è particolarmente complesso. Io, fra l'altro, faccio parte della Commissione Ambiente, quindi sono direttamente a contatto con quello che è il ministro Costa, che è responsabile de dell'ambiente, e la posizione del ministro, anche se è comunque una persona molto affabile, che si può parlare e ragionare insieme, sulla questione lupo è molto, molto determinato nel definirlo intoccabile. I problemi vanno affrontati, però non si può nascondere che il problema ci sia. Noi ci siamo mossi anche qua con il prefetto di Belluno, abbiamo cercato di, noi come gruppo Lega, dico, di non mettere la testa sotto la sabbia e di trovare una soluzione, perché se noi aspettiamo sempre il dopo, no? Ma intanto dopo, intanto si sta avvicinando alle case, intanto questo, ma non è mai successo niente. Qua in Italia c'è sempre il vizio di intervenire dopo che sia successo. Noi vorremmo evitare questo e faremo di tutto anche se è un argomento che, come mi diceva lei, a Roma non solo è poco sentito, ma addirittura è contrario. Loro vedono il lupo come una bellissima cosa. E per chi fa attività di agricoltura in montagna e vede certe scene, ma le abbiamo viste tutte, anche solo le fotografie sui giornali, insomma, mette qualche dubbio. Ecco, mi viene una battuta, forse è anche perché Roma ha come simbolo il lupo, in effetti proprio la città. Però qui in provincia di Belluno non c'è solo il lupo, ci sono anche altri animali che negli anni hanno dato problemi agli agricoltori, pensiamo
ai cervi, soprattutto ai cinghiali, insomma c'è un po' tutta la gestione della fauna selvatica e lì bisogna trovare poi le soluzioni giuste e gli equilibri. Sì, ci lamentavamo del cervo qualche anno fa, prima che arrivasse il cinghiale. Adesso se si parlano con gli agricoltori parlano solo del cinghiale perché fa danni devastanti e fra l'altro ce ne sono veramente una montagna e quindi anche qua bisogna intervenire, fare qualcosa perché poi i risarcimenti che hanno gli agricoltori sono un decimo di quello che è il danno effettivo e c'è il rischio che qualcuno si stufi di fare agricoltore, di stare in montagna, torniamo alla questione del lupo. Se qualcuno abbandona le nostre maghe e viene via dalla montagna, poi si creano dei problemi molto più grossi di manutenzione del territorio che poi ce ne pentiamo, insomma, ecco. Ecco, questa dinamica è molto tipica, diciamo, nei paesi di montagna che si stanno spopolando, diminuisce la popolazione e i piccoli comuni diventano poi sempre più piccoli. Anche sui piccoli comuni, sulla loro possibilità di agire, c'è stato un lavoro, no? A livello parlamentare. Sì, c'è, è uno dei miei punti fermi di campagna elettorale. Io quando si parla di piccoli comuni ci sono sempre e scopro che ci sono anche delle iniziative fatte anche negli anni precedenti, anche da governi che non sono i nostri, quindi di stanziamenti che sono là, l'ultimo 160 milioni di euro che sono là da oltre 5 anni perché mancano i famosi decreti attuativi. Io non so neanche quanti siano questi decreti attuativi dei vari provvedimenti che vengono prima sbandierati e fatti e poi non trovano attuazione. E quindi si rimane sempre così, con la cosa mezza fatta e mezza no. Sì, diciamo che quindi sono risorse che rimangono quindi a un passo forse però è un passo decisivo. È un passo decisivo, vuol dire non arrivare a concludere la cosa, praticamente non aver fatto niente. E a proposito di diciamo, processi ancora in atto per quanto riguarda la definizione poi anche della misura in sé. Parliamo del super bonus 110%, grande dibattito anche su questo, grandi incertezze perché poi non si capisce appunto quali saranno poi le applicazioni concrete. Grandi aspettative su questo 110%, ma è un'altra delle grandi boutade del governo, che probabilmente fatte anche con i governi precedenti nello stesso tema, non lo so, io guardo questo e analizzo questa situazione, ma quella del 110%, adesso lasciando perdere quanto eticamente sia giusto o no che uno si ristrutturi a casa praticamente a spese dello Stato, lasciamo perdere questo. Ma buttare fuori questo annuncio in piena estate, dove sembrava tutto facile e ad oggi ci mancano ancora dei decreti attuativi per questa famosa cessione del credito e quindi di fatto non essere partiti con nessun tipo di lavoro, ha comportato che questo che era una cosa che doveva rilanciare l'edilizia, di fatto l'ha fermata del tutto, perché chi aveva comunque intenzione di partire, magari usufruendo degli altri bonus del 50 o del 65%, si è fermato. Quindi l'ultimo semestre, da luglio arrivare adesso a fine anno, noi avremo tutti i cantieri praticamente fermi, quindi l'edilizia è ferma, in attesa di questi provvedimenti che non si sa mai se arriveranno. Ecco, detto il provvedimento c'era un po' un sottotesto per chi poi ha voluto vederlo, cioè attenzione, si può ristrutturare, si può migliorare l'efficienza energetica della casa, però attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, perché comunque è una misura a recupero. È una misura di recupero, ma con la questione della cessione proprio del credito, questo supera quello che è la misura dell'eventuale imposta che uno deve. Si cede tutto il credito, quindi uno non ha nessun tipo di problema. Da questo punto di vista sarebbe studiata anche bene, quindi non ci sarebbe questo pericolo. Ecco, rimane il fatto di quelle magari giustamente degli interventi dove ci sono opere abusive, eccetera, che vanno a penalizzare comunque, io dico noi del nord che siamo sempre attenti a non avere la finestra fuori posto e dopo in altre parti del paese dove ci sono interi condomini abusivi la lasciamo perdere, insomma.
Ecco, a proposito di risorse, si è parlato molto delle risorse europee. Visione su come è stata gestita la partita, su rischi, opportunità, punti di forza, punti di debolezza di questo Recovery Fund e poi il MES. Una gran confusione. Io vorrei prendere la gente per strada e chiedere se sanno cos'è uno o l'altro, che differenze ci sono. In realtà, per semplificare molto, noi dobbiamo capire che comunque è un prestito. Poi c'è chi lo vende come un prestito agevolato, chi lo vende, chi dice che è la cosa più brutta del mondo, ma rimane il prestito. E quindi un prestito, come tutti i prestiti, vanno restituiti, quindi un debito che si fa. E quindi si va a scaricare quelli che sono i soldi che eventualmente prendiamo adesso dall'Europa sulle future generazioni. Lei prima di questa registrazione mi diceva insomma, che vorrebbe anche che la gente magari potesse informarsi meglio su ciò che si fa in Parlamento. Mi parlava del sito della Camera. Sì, abbiamo fatto due parole su quello che è il sito della Camera, dove che abbiamo degli strumenti tante volte che non conosciamo. Noi con internet ormai abbiamo varie possibilità e il sito della Camera è uno di quelli per chi, a chi interessa un po' di politica. Molti so che non gli interessa tanto, però sul sito della Camera si vede il lavoro che fa, per esempio, ogni singolo deputato, quelle che sono le presenze, quella che è l'attività che fa e tutta una serie di provvedimenti che, ripeto, per chi è interessato può essere anche utile andare a dargli un'occhiata, quindi Ecco, invito tutti ad andare a vederlo. con questo invito alla partecipazione si chiude il tempo a nostra disposizione e ringraziamo l'onorevole Padole per la partecipazione a questa registrazione. Grazie a voi, buonasera ancora a tutti. Grazie.